Ed eccoci qua nel 16° episodio di Minecraft. Allora, subito l'audio la abbassiamo un po', tipo a 50, se no esplode l'orecchio. Anzi, lo lasciamo a 100, abbassiamo l'audio del computer. L'ho messo a 100, quindi ok. Allora, iniziamo subito perché voglio costruire la farm di pesca. Abbiamo già il blocco note, il blocco sonoro che avevo costruito nei precedenti episodi. Allora, abbiamo trovato questa perla ammazzando un Enderman e basta, poi il resto abbiamo l'armatura un po' così e basta. Dormiamo, così il giorno dopo sarà meglio. Aspettiamo che smetta di piovere. Ok, ha smesso di piovere e ci serve. Ok, abbiamo un po' di semi. Ok, mi ha dato anche una mela d'oro. E quindi, come prima cosa, ci servono ben due chest. Come prima cosa, ci servono immediatamente due chest da craftare subito. Uno e due. E poi ci serve del ferro che... Ah, non ne abbiamo due, ma non ci basta. Un secchio... Non so se... Ok. Non so se ci serve... Sì, ci serve un secchio d'acqua. Vabbè, poi prendiamo un tappeto, vabbè, lo facciamo al volo. Prendiamo la lana l'abbiamo, vediamo un po' se abbiamo un po' di lana. Beh, tanto poi abbiamo lì, tanto. Andiamo a vedere se... Se abbiamo... Poi servono assolutamente gli hopper. Ne servono un bel po'. Ok, stanno crescendo, ok, quindi ci serve immediatamente un po' di cibo. Possiamo ripiantare anche se abbiamo l'acqua un po' fatta a cavolo, però la dobbiamo rimettere bene l'acqua, che è fatta male l'acqua. E il resto basta, poi ci mettiamo una cesta qui per anche la zappa. Abbiamo la zappa. Abbiamo la zappa. Vediamo. Ah, non abbiamo un secchio d'acqua bene, quindi abbiamo bucato apposta per il secchio d'acqua. Ok. Usciamo da qui. E dobbiamo andare a prendere un po' di ferro. Quindi possiamo andare anche a mangiare. A farci. Ok, ci si è fatta una scala naturale. Senza accorgermene. Quindi qui dobbiamo anche sistemare, allargare qui dentro la caverna. Quindi ci serve. Niente, facciamo così, ci facciamo tre panini. Anzi, non mangiamo un piccone. Lo abbiamo. Mi servirebbe un'altra chest, però vabbè, la facciamo dopo. E andiamo in caverna, sperando che... Anzi, mangiamo il panino così. Oh, due panini, che bello. Vediamo un po' se ho... Ok, una cesoia per fare il tappeto di lana. Guardate che abbiamo portato una pecora lì.
Non ti sta sempre. Ok, grazie. Beh, abbiamo due pezzettini sti cavoli poi. Ah, ok. No, vabbè, mi è scappata la pecorella. Che bello, è rientrata da sola. Dai, abbiamo sei pezzettini. Sei piccoli pezzettini. Ci andiamo subito immediatamente in miniera, dai. Andiamo in miniera per prenderci il ferro. Andiamo a vedere, speriamo di non morirci stavolta, dato che andiamo con cautela senza morire, perché siamo morti troppe volte. E abbiamo una torcia, sì, per... Ok. Va bene, pure tanta caduta. E andiamo a cercare un po' di ferro. Vediamo un po' se si trova qui da queste parti. Però sì, proviamo a vedere se ci trova da queste parti un po' di ferro. Ok, vediamo un attimino giù, scaviamo un po' un altro po'. Ancora niente, non si trova del ferro. Ok. Thank you.
Allora, non abbiamo trovato ancora niente. Oh, un pochettino di carbone non ci farebbe male prenderlo. In realtà stiamo trovando più roba sott'acqua che roba veramente. Vedete? Abbiamo. Ah, non mi serviva per. Allora, vorrei vedere un attimo se riesco a vedere un po' di ferro. In realtà sì, sotto, là sotto, però voglio farlo, vorrei craftarmi un pochetto di porte. Vorrei craftarmi le porte che nel momento di dormire, poi dormire durante un tempo che allora il blocco note voglio suonare tanto. Blocco note qua non sta bene. Vediamo se lo piazziamo qui. Blocco nuote che al momento non ci serve a niente e il ferro lo abbiamo due pezzettini. In realtà con gli hopper servono veramente più pezzettini di ferro. Allora possiamo dormire, abbiamo un po' di roba in chat, abbiamo un po' di cose. Ah, proviamo a vedere se nella mia base stessa possiamo trovare qualcosa, eh. Scendere un po', qui lanciavo pensando. Ok, facciamo un po' di torce. Non serve un po' di torce. Anche questi qui vanno bene al momento. Anzi, prendiamoci queste, sì. Dobbiamo eliminare un po', ma alluminano. Eliminano poco, ma alluminano intanto. Ok, possiamo proseguire. Ok, mettiamo la torcia quella che illumina bene. Nel frattempo possiamo scendere. Ok, vediamo un po' se troviamo veramente qualcosa. Thank you.
No, niente. Devo scavare di qua. Io ho un po'. Boh, il ferro non si sta trovando da nessuna parte. Proprio niente. Poteva trovare niente. Vediamo cosa farci con il re. Ok, mettiamo via sta roba. In realtà ci servirebbe. Ok, c'è la mela d'oro. Ma la mela d'oro, ma ce la possiamo mangiare più la. Via. Aspettate un attimo che voglio vedere la cesta. Mi pare di sapere che in queste fortezze ci sono le ceste. Olè, salvato. Non metterò mai questo cappellino perché ha delle cose incantate strane, quindi ha tipo degli incantamenti particolari, quindi
Il caschetto di cuoio dopo non lo posso più togliere se non che muoio. Protezione dalle esplosioni e maledizione del legame. Quindi questo è da non usare mai. Quindi andiamo. Che poi non lo posso più togliere. Eccolo qua. Quello dalle maledizioni. Quello dalle maledizioni lo devo bruciare. Quindi è questo qui. Sì, è questo che ho in mano. Quindi lo possiamo buttare e far despawnare, va bene, perché le maledizioni, quindi. Anche le maledizioni fanno male, quindi. E poi altra roba, niente. Ho pochi cuori, quindi dovrei andare a prendere un po' di pesci. Pam! Ok, sali. Andiamo su, andiamo a cuocere. Così andiamo a cuocere i pescetti. Andiamo a cuocere sti pesci. Stiamo cuocendo i pesci. Ok, così possiamo anche no, perché ok, F mi permette di scambiare, no, la barca con la cassa. Wow, pezzetti. Ah, ok, la carta. La carta ci faccio i libri. I libri si incantano. Finito col piccone, quindi nel prossimo episodio andiamo ad esplorare la barca cercando di sopravvivere, cioè, anzi no, vabbè, ci andiamo nel prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi stiamo cercando di fare la farm di pesca, ci serve del ferro, quindi stiamo prendendo i materiali per fare la farm di pesca. Nel prossimo episodio, ciao ciao.